Sorensen, la gara di esordio a Salerno non è stata positiva, ma mi dici le tue prime sensazioni in biancazzurro? No, è chiaro che abbiamo perso 2-0, quindi sul risultato non era un buon risultato sicuramente per noi, però ho visto delle potenzialità e adesso bisogna ancora migliorare molto la fase offensiva e poi dopo non la vedo così brutto per l'andata e ritorno. Le tue caratteristiche, ti trovi meglio nella difesa 3 o in quella 4? Ma per me è uguale, gli schemi per me non cambia poco, è importante che noi come squadra ci troviamo bene nel modo in cui giochiamo e che, sì, che facciamo vedere chi siamo. Ci racconti com'è nata l'idea di arrivare a Pescara, tu che eri in Germania, scendere di categoria rispetto insomma, a quello a cui eri abituato ultimamente? Sì, diciamo che a Colonia non ho trovato gli spazi che volevo e sono stato fuori gioco 6 mesi adesso e volevo rimettermi nel gioco del mondo calcio e quindi mi è venuta l'opzione di Pescara e non ci ho ripensato 2 volte. Dai tempi della Juventus, quindi tanti anni fa, conoscevi bene Pescara? Sì, ci ho giocato anche pure con Bologna qui nella Serie A ormai 7 anni fa direi e quindi lo conosco la piazza e la città. A proposito di Serie A, domenica si va su un campo che ha visto sempre, spesso la Serie A, il Bentegodi contro il Chievo, che partita ti aspetti? No, mi aspetta una partita complicata e che comunque vorremmo andare là a fare una buona prestazione, è un buon risultato per noi, non mi aspetto altro.